Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dveta Chandra, Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, benvenute, benvenuti allo studio della Sri Chaitanya Charitamrita. Antya Lila, quarto capitolo, Sanatana Goswami visita il Signore. A queste parole Sanatana Goswami restò enormemente meravigliato. Aveva capito. La mia decisione di togliermi la vita non è stata molto apprezzata da Sri Chaitanya Mahaprabhu. La felicità di essere vicino a una persona. Che cosa possiamo donare? Soprattutto a una personalità come Sri Chaitanya. La felicità di essere felici, vicini a lui. Sanatana Goswami pensava che avrebbe causato qualche disagio a Sri Chaitanya. Ma questo non è il modo. Nella relazione, no? Comprendere il desiderio dell'altro. Sri Chaitanya aveva un grande affetto per Sanatana Goswami. Non era certo perché aveva qualche cosa di disagevole nel suo corpo, delle pustole, che questo gli toglieva la felicità di essere con lui. Capite com'è la piccola coscienza che sviluppiamo in questo mondo? Ci chiudiamo sempre di più dentro a un concetto personale, no? E questo è proprio minimizzare, cioè rendere sempre più piccola la nostra coscienza, l'apertura, no? Sarvagya Mahaprabhu Nivesedya More Prabhura Charanadari Kaena Tanare. Sanatana Goswami concluse. Il Signore Chaitanya, Mahaprabhu, che conosce ogni cosa, passato, presente e futuro, mi ha proibito di togliermi la vita. Allora si gettò a terra, toccando i piedi di loto del Signore, gli rivolse queste parole. Lui che conosce tutto di me, non è impressionato da questo momento. Noi non siamo solo ciò che pensiamo di essere in quel momento. È per quello che Brahma Bhuta Prasannatma, quando è che l'anima si apre? Mahatma. Quando si coglie l'eternità. Che cos'è una situazione, un attimo in confronto all'eternità? Capite che cos'è il Kripana? La mentalità Kripana? Avara? Colui che si chiude in un breve attimo, che sia felice o sofferente. Questa è un'anima ristretta, eh? La parola sanscrita è kripana. Invece bisogna allargare. Allora Sanatana Goswami capisce. E offre i suoi omaggi al Signore. Sarvagya, e Sarvagya significa onnisciente. Sarva gya. Sarva significa tutto, gya conoscere, colui che conosce, al di là del momento. Noi ci facciamo impressionare così tanto
Perché ci identifichiamo con questo corpo? Oh, adesso se una malattia mi prende, se ho dei debiti, c'è sempre lì, chiusi in quest'angoletto, e così sprechiamo la nostra vita. Questo purtroppo succede non solo nel negativo, ma anche nel positivo, capite? Restiamo dentro la nostra positività. Sembra assurdo. E questa ci avviluppa. Ma noi non siamo solo quello. La relazione d'amore non è fatta solo di un ambito emozionale o sentimentale. La felicità di essere vicini a. Che cosa può apprezzare il signor Chaitanya di noi, o in questo caso di Sanatana Goswami? Sapere che lui è felice di essere con lui. Che cosa puoi fare di più? Che cos'è la felicità? Il cogliere la persona. Perché dovrei essere felice? Mi dai dei soldi? Mi dai qualcosa? O perché dovrei essere infelice? Mi togli qualcosa? Capite che cos'è l'eternità? Ve l'ho sempre detto. Felicità e eternità sono in realtà la stessa cosa. Cioè, nell'eternità non ci può essere sofferenza. Non esiste la sofferenza nell'eternità, perché se sei sofferente, sei già nella dualità. E quindi è Brahma Bhuta Prasannatma. Se noi comprendessimo un po' questa scienza, c'è un verso nel Bhagavan che dice: Bidyateri daya grantisci dyate sarva samsaya kshyante chasya karmani dristva eva atma isvara. Quando bidaya ridaya granti, quando i nodi del cuore e granti ridai del cuore sono sciolti, attraverso questa coscienza Atma, l'anima entra nell'eternità, cioè l'anima è eterna, però condizionata si identifica con gli stati momentanei. Ma vi ho detto, il fatto che noi non riusciamo a realizzare in difficile, allora nella sofferenza ci arriviamo anche un pochino, ma negli aspetti che noi riteniamo di successo felici è molto difficile, molto difficile. Ma sono un'identificazione uguale a quell'altra, sono le facciate della stessa medaglia, del dualismo, dell'ignoranza. Mio Signore, tu sei il Signore supremo, onnisciente, misericordioso e soprattutto indipendente. Non puoi legare il Signore se non attraverso il fatto della suprema felicità di essere con Lui. Le gopi sono questo, non cercano niente tranne che la felicità sua. E automaticamente questa è la loro felicità, questa è l'eternità. Esattamente come uno strumento di legno, io danzo secondo il tuo volere. Allora noi possiamo decidere di danzare in questo nettare, Prakriti Sundari, ieri ne parlavamo. Il Signore intorno a lui ha solo felicità. Eternità e felicità. Nella consapevolezza più elevata. Cosa significa? Io allora io sono uno strumento. Io voglio entrare in questa danza. Ma per entrare
devi accettare la stessa natura. Allora danzi con lui nella sua danza, perché è lui. Tu sei il Signore Supremo, sei tu il movimento, la vita, l'essenza. Pensate, è di una semplicità incredibile perché è la natura originale, no? Ma in questo mondo ci perdiamo dietro all'apparenza. L'apparenza crea delle momentanee realtà e noi ci fichiamo dentro, restiamo delusi e ne creiamo un'altra, restiamo delusi e ne creiamo un'altra, restiamo delusi. Vedete qui Sanatana Goswami, si era fatto tutta la sua storia, ma Chaitanya Mahaprabhu non ha niente a che vedere con questa storia. Allora lo capisce. Basta farsi storie, perché queste storie sembrano a noi di sofferenza o di successo, ma sono solo fallimento. Atmanivedana. È il risultato dell'eterna felicità. O Nityananda, tu che sei sempre assorto nella felicità dell'amore per Dio, questa felicità che adesso Sanatana percepisce. Posa il tuo sguardo misericordioso su di me, poiché io sono infelice. Perché? Perché non decido di entrare in questo gioco e continuo a farmi le mie storie. Non è una questione di acquisizione attraverso jnana, yoga o pratiche. Non è una decisione del cuore. Vidyate hridaya granthi, chidyate sarva samsaya. Syante chasya karmani, quando il karma finisce, perché non lo produco più, atma, l'anima, vede la sua realtà eterna in associazione col Signore. Nisha, Adama, Pamara, Muni, Pamara, Svabhava, More, Jahile, Tomakiva, Abelava. Sono nato in una famiglia degradata. Noi pensiamo, Signore, non ci riesco a fare quello che stai dicendo. Non ci riesco. Non ci riesco, è troppo. C'ho i sensi, la mente che spingono, vegan, no? Mi danno un'altra direzione, sono costretto a seguirla. Capite che cos'è il condizionamento? È una cosa molto forte. Noi ci sentiamo su dei binari costretti. Vaccia vegan, manasa croda vegan, jiva, siamo costretti. Non posso fare qualcosa d'altro. Mi ricordo molti anni fa, durante una lezione di Srimad Bhagavatam, colsi proprio questo aspetto, no? Almeno in parte. La cosa più difficile è la libertà. La libertà è l'eterna felicità. Ma quale libertà? Di fare quello che voglio, di fare quello che sento? No. La libertà di non sentirmi legato a niente di questo mondo, perché il Signore mi ama così come sono ed è felice della mia felicità. Qui Sri Chaitanya non chiede niente a Sanatana Goswami. Dice: Sanatana, ma dove sei? Perché tutte ste... Noi invece pensiamo, ma questi sono principi religiosi. Dove sei?
Cosa stai facendo? Cosa stai pensando? Sono nato in una famiglia degradata, sono un miserabile perché possiedo tutte le caratteristiche di un peccatore. A che serve che tu mi tenga in vita? Capite? Questo è il condizionamento. Uno dice, ma questo è un santo. Questa è il sentimento, lo stesso di Arjuna, no? Prima che si abbandonasse. Krishna dice, oh, come parli bene, ma sei uno sciocco. Ve l'ho detto, il condizionamento a volte non è nel peccato cosiddetto, no? È nel pensarsi nella giustizia, nella realtà. Quello lì a volte ci tiene più lontano da Dio del peccato stesso. Prabhukai, sentite la risposta di Chaitanya. Allora, lui dice, sono nato in una famiglia degradata. Eccoci qua, mettiamo, siamo noi adesso a parlare. Sono qui, nato in Occidente, ho fatto di tutto, sono miserabile perché ho tutte le caratteristiche del peccatore. Quindi, a che serve? A che ti servo? Noi non siamo liberi. Ci diamo noi un condizionamento. Prabhukai, Tomara Dea Mora Nijadana, tu mi more, Kariyacha Atma Samarpana. Cosa dice Sri Chaitanya? Sri Chaitanya Mahaprabhu disse, il tuo corpo è mia proprietà. Tu ti sei già sottomesso a me. Ti sei sottomesso o no? E non hai quindi alcun potere sul tuo corpo. Perché se tu cerchi di guidare il tuo corpo, è un disastro. Il tuo corpo non ti lascerà libero. La libertà ce l'hai solo quando ti abbandoni a me, cioè entri nella mia armonia. Io mi prenderò cura di te. Perché? Perché siamo eterni, siamo della stessa sostanza di Dio, è una goccia che torna nell'oceano. Lì non ha più paura di essere assorbito, di essere seccata dal sole, perché è nell'oceano. No? E invece noi manteniamo questo individualismo che non è individualità. Questo individualismo è una storia dopo l'altra, ci facciamo le nostre storie e restiamo delusi. Completamente delusi. Vyasadeva si era fatto una storia bellissima. Aveva messo per iscritto tutti i Veda. Ma con questo principio, dell'emancipazione personale. E si sentiva frustratissimo, infelice. Pensate, lui ha coltivato tutta la conoscenza del mondo, tutte le arti, nei Veda che aveva messo appena scritto, c'è tutto. Tutte le arti, tutta la scienza, tutto. Cioè, più di lui non c'è nessuno, eppure era frustrato. Perché non aveva fatto quello che non ha fatto ancora Sanatana, che non aveva fatto Arjuna prima di abbandonarsi. Questo è il tesoro più grande, che non dipende da tutti noi lo possiamo fare. Perché non dipende da niente, è della libertà suprema, è l'eternità, è la felicità. Sentite come continua Sri Chaitanya. Parera, dravya tu, michena, cha, vinasite. Dharma, dharma, vichara, kibana, para, karibe. Perché desideri distruggere la proprietà di un altro? Non gli dice preservare, eh?
distruggere. Non sai più distinguere il bene dal male? Ma come? L'affermazione che hai fatto sembra estremamente religiosa, di una persona che si rattrista della sua condizione di peccatore, che vuole pentirsi. Ma voler pentirsi non serve a niente. Non serve a niente volere pentirsi. Bisogna entrare nella felicità. Il pentimento a chi dà qualcosa? A te che ti sei pentito? Se qualchedun altro è vicino a te che ti sei pentito, ottiene qualcosa dal tuo pentimento? Ottiene felicità? È per quello che noi dobbiamo avere sempre Simati Radharani e le gopi davanti ai nostri occhi e gli altri abitanti di Vrindavani in altri ambiti. Perché loro non si muovono mai in questo modo, mai. A noi può sembrare un principio religioso, un principio molto emancipato, di grande consapevolezza, e invece è ignoranza. Tomara sarira mora pradana sadana e sarire sadimu ami bau. Prayojan, il tuo corpo è per me uno strumento importante. Ma perché sei così sciocco? Da impedirmi questo? Perché? Noi siamo importanti per il Signore, molto importanti. Siamo parti della sua felicità, della sua soddisfazione. E invece noi pensiamo che sia altamente religioso, intelligente, culturale, sociale fare l'opposto. Sarebbe come che, non so, un musicista prende il violino non si lascia suonare, si muovesse per conto suo. Questo è uno strumento importante. Il linguaggio è limitato, no? Strumento, nella nostra visione come servitori, è molto limitato. Cos'è uno strumento? Nella relazione d'amore, che cos'è uno strumento? È ciò che partecipa a questo. Cioè, se due innamorati, no, uno dei due non è lì, cioè non si rende uno strumento del momento dell'amore, l'amore non si manifesta. Capite? Cioè, immaginate un attimo di intimità, se siamo scandalizzati a pensarlo con l'innamorato, con anche con il bambino, con un amico. Assorbiamoci in un attimo di intimità. Che cosa sarà l'essere strumenti di quel momento? Che ti lasci avvolgere da quel momento, che ci sei. Qui Sanatana Goswami non c'è, fa i suoi piani. Ha deciso lui. Quando noi ci impegniamo in attività religiose, ma chi ci dice che il Signore è soddisfatto di quello che stiamo facendo? Sì, ma è un'attività religiosa, è un'attività pia. Chi te lo dice? Come fai a saperlo? No, ma questa è un'attività molto buona. Il tuo corpo è per me uno strumento importante adatto al compimento di molte funzioni necessarie. Se due amici vogliono avere un attimo di felicità insieme,
devono essere uno lo strumento della felicità dell'altro. Partecipare completamente all'attimo, al gioco. Se uno dei due invece ha la mente nei suoi piani, no, ma io adesso non so, casomai, non mi sono fatto la doccia, puzzo, e quindi quell'altro non può trarre piacere, no? E allora sono dentro alla puzza del mio corpo e non allo scambio d'amore. Vi ho fatto questo esempio perché è l'esempio adesso di Sanatana che, avendo delle ferite che grondano pus, lui pensa così. Ma volete che Sri Chaitanya si preoccupi di questo? Ma allora dov'è l'amore? Eh? Allora noi preferiamo una cosiddetta socialità o non so. Allo scambio dell'anima? Come da una parte vogliamo essere così emancipati, così coscienti e poi dopo restiamo bloccati in storie del genere? Anche qui l'esempio che viene fatto, la mamma o il papà a volte devono cambiare il bambino, no? Se la fa addosso. Una mamma, veramente mamma, non sente la puzza, la sente, ma non la sente. Eh? È parte dell'amore. Noi abbiamo un'idea della spiritualità completamente condizionata, no? Per arrivare a comprendere bene queste cose, dobbiamo essere pazienti e coltivarle. Non basta fare un'attività. Perché canto Hare Krishna? Perché? No? Ci deve essere la presenza, quella è la coscienza, no? Noi diciamo coscienza di Krishna, bisogna essere coscienti. Altrimenti siamo sempre coscienti, che è diverso, questo è l'individualismo. Coscienti a nostro modo. Ma qui Sri Chaitanya gli dice, Sanatana, se vuoi una storia d'amore con me, non puoi essere cosciente per conto tuo. Devi permettermi di amare anche la tua puzza, di amare anche il tuo... E tu tolleri, pensate che è detto, adesso non so, comunque è detto che in queste piaghe c'erano dei piccoli insettini, è qualcosa di molto forte, no? Però viene detto nelle scritture. E a volte cadevano, no? Sanatana li riprendeva e li metteva dentro. Allora, se tu permetti questo, vuoi che il tuo amato non abbia la stessa sensibilità? Perché non gli permetti di amarti come tu ami te stesso? Uno potrebbe dire, ma che c'entra qui con la spiritualità? L'offerta di incensi, la cerimonia, i canti. Noi pensiamo che sia quella la spiritualità. Ma la spiritualità è una relazione d'amore. No, se escludiamo quello, come ha fatto Vyasadeva, non c'è niente. C'è solo l'esterno. Il tuo corpo è per me uno strumento importante adatto al compimento di molte funzioni necessarie. Non ti preoccupare, me ne so prendere cura molto meglio di quello che fai tu. Attraverso il tuo corpo compirò grandi cose. E tu me lo vuoi impedire per delle sciocchezze del genere? E allora non vuoi stare al gioco, non vuoi giocare con me. Bhakta Bhakti Krishna Prema. Tattvera Nidara, Vaishnavera, Kritya Ara, Vaishnava Achara. Dovrai fissare i principi fondamentali del devoto. Lui ha la sua opera principale, è un'opera che è proprio sul comportamento. Cioè ci porta gradualmente dall'ABC
fino al Atmanivedana. Quindi se tu non lo realizzi, che diventi solo un professionista come il medico che dice fumare è la tua morte, e mentre te lo dice fuma la sigaretta. Sì, ma io sono un medico, lo so per te, ma se lo sai per me, come fai a non saperlo per te? Capite? Questo tipo di cosiddetta spiritualità non funziona. Noi dobbiamo sentirle veramente queste cose nel cuore. Quindi dovrai fissare i principi fondamentali del devoto, del servizio devozionale, dell'amore per Dio e i doveri e le caratteristiche del Vaishnava. Krishna Bhakti, Krishna Prema, Seva, Pravartana, Lupta, Tirtha, Uddara, Ara, Vairagya, Siksana. Dovrai anche spiegare il servizio devozionale a Krishna. Fondare centri per la diffusione dell'amore per Krishna, riportare alla luce gli antichi luoghi di pellegrinaggio e insegnare alla gente come si vive nell'ordine di rinuncia. Sanat, io ho tutti questi piani e tu ti sei ridotto per delle ferite, per delle piaghe sul corpo a distruggere tutto questo? Questo è il Kripana, la mentalità Kripana. Ma che posso fare io? Sono qui travolto dai sensi in questo mondo. Oppure questo è che si sente incapace, altrimenti c'è l'arroganza, l'arrogante. Ma io ho di più da fare, devo fare questo, devo fare quello, ci sono migliaia di persone che si sono abbandonate a me e io. Capite? Questi sono i due estremi dell'ignoranza. Nija, Priya, Stana, Mora, Mathura, Vrindavana, Tan, Etan, Dharma, Chari, Karite, Prachana. Come si fa a diventare uno strumento? Cioè, la traduzione, una delle traduzioni del canto del Santo Nome è: Signore, rendimi strumento del tuo amore. Vi ho detto, strumento in italiano non dà bene l'idea. Noi strumento subito pensiamo a uno strumento meccanico, non so, un cacciavite, un martello, un coltello, non so, ma non è proprio così. Ho cercato di spiegarlo. Rendimi strumento del tuo amore, cioè fammi entrare nel tuo lila, perché possa non aiutarti, non, il Signore non ha bisogno, perché possa partecipare, perché questo fa piacere al Signore. Lui ha dei piani su di noi, lui ha un desiderio verso di noi. Mathura, Vrindavana è la mia dimora prediletta, voglio compiere molte cose là per diffondere la coscienza di Krishna. E tu sei lo strumento di questo. E ti perdi per delle stupidaggini così. L'anima possiede già le qualità, dobbiamo solo ripulirla da ciò che la avvolge. Non è che noi non siamo un'anima capace di meraviglie sconvolgenti, ma adesso siamo imbrigliati dal falso ego. Capite? Voi potete prendere il cavallo più meraviglioso che abbia qualità eccezionali, ma se lo legate a un palo, è un cavallo legato e basta. Non può galoppare verso come al vento, non può. L'anima non può galoppare se noi la teniamo legata a queste sciocchezze di questo mondo. Ma la sciocchezza più grande è proprio il nostro dargli un limite.
darci un limite. Questa è la più grande mancanza di rispetto a Dio. Hai creato qualcosa di imperfetto. Non valgo niente. Vi ricordate cosa vi ho detto, la strofa di prima? Oh Nityananda, oh Signore, tu che sei sempre assorto nella realtà dell'amore, Nityananda, e posi il tuo sguardo su di me, perché io sono così stupido che invece mi sono convinto di essere parte dell'ignoranza, sono così infelice. No? Aiutami a capire invece che sono parte di questa felicità. Srila Prabhupada dice nella spiegazione: Sri Chaitanya Mahaprabhu voleva raggiungere molte mete attraverso l'opera esegetica di Srila Sanatana Goswami. La prima Sanatana Goswami compilò il Brihat Bhagavatamrita, che l'abbiamo letto insieme. E ricordate Gopa Kumar, meravigliosa quest'opera, che ci spiega proprio quello. Gopa Kumar cerca se stesso. Ma se stesso lo trova solo in relazione con l'amato. Se noi siamo vicini all'amato, ma continuiamo con la nostra idea, non siamo vicini a lui. Capite? Non basta essere al tempio, servire la divinità, ma mantenersi ancora distanti. Non serve a niente, lo puoi fare. È detto che uno può cantare anche il mantra Hare Krishna per milioni di vite. Ma se si mantiene separato, come faceva qui Sanatana, non li incontra. Allora, compilò il Brihat Bhagavatamrita per insegnare alla gente come si diventa devoti, come si esegue il servizio devozionale e si raggiunge l'amore per Krishna. In un secondo tempo compilò l'Hari Bhakti Bilas, che è l'etichetta Vaishnava, dove raccolse affermazioni autorevoli tratte dalle scritture sul giusto comportamento del Vaishnava. Fu soltanto grazie agli sforzi di Sanatana Goswami che tutti i luoghi di pellegrinaggio dell'area di Vrindavana, che erano andati perduti, furono riportati alla luce. Egli fondò inoltre il tempio di Madana Moana, la prima divinità di Vrindavana. Madana Moana è ciò, è colei che apre le porte a Vrindavana. E col suo esempio personale insegnò il modo di agire nell'ordine di rinuncia, dedicandosi completamente al servizio del Signore. La vera rinuncia non è rinunciare, ma è impegnarsi nello scambio d'amore. Col suo esempio insegnò alla gente come si vive a Vrindavana per compiere il servizio devozionale. La missione principale di Sri Chaitanya Mahaprabhu consisteva nel predicare la coscienza di Krishna. Perciò Mathura e Vrindavana sono le dimore di Sri Krishna. Questi due luoghi sono molto cari a Sri Chaitanya Mahaprabhu, che voleva diffondere le loro glorie attraverso l'opera di Sanatana Goswami. Matara Aghyaya Amivase Nillachale, Tahan Dharma, Sakai Tenai Nijabale. Per ordine di mia madre sono qui a Jagannath Puri e non posso andare a Mathura e a Vrindavana per insegnare alla gente come si vive in quei luoghi secondo i principi religiosi. In realtà, questa non è completamente la verità. Perché l'abbiamo letto, lui gli dice: tu sei completamente indipendente. Lo faceva questo per dare credito ai devoti, ai suoi devoti. Io per questa ragione e quell'altra non posso farlo, tu lo farai al mio posto. Questo è l'amore. L'amore non è voler fare sempre tutto, ma dare la possibilità all'amato di partecipare.
Io non posso, ho promesso a mia madre che non posso lasciare Jagannath Puri, allontanarmi troppo e andare a Vrindavana Mathura. Quindi ci vai tu, pensate, eh? Una cosa che è così importante per me, la fai tu per favore? E questo è l'amore. Ma questo non è solo Sanatana, tutti noi. Il Signore vorrebbe che noi partecipassimo al suo gioco, ma sono troppo impegnato. Sono troppo impegnato a soffrire, sono troppo impegnato a lamentarmi, sono troppo impegnato nel mio mondo. Allora la domanda che sorge dopo è: come faccio a liberarmi? Manastrai. Noi abbiamo la suprema arma di liberazione. È mantra, manastrai. Ma mantra significa ciò che ci libera. No? Ma noi non abbiamo un mantra, noi abbiamo il Mahamantra. Ma non abbiamo tempo. Sono troppo impegnato. Ieri ascoltavo una lezione di Vinod Baba che diceva proprio queste parole. Non partano da me perché anch'io sono proprio così piccolo e perduto nei labirinti, no? Ma lui ce lo diceva proprio guardando negli occhi, i devoti che erano lì. Noi non abbiamo tempo. Abbiamo tante cose e così la vita passa e alla fine ci sentiamo un po' delusi. Perché? Perché non abbiamo amato a sufficienza. No? Quindi Jiv Jago, Gorachandra ci chiama, Gorachandra Bole. Non continuiamo a dormire così. Inconsapevolmente nel grembo di Maya, la strega. Incominciamo con 10 minuti, mezz'ora, ma dobbiamo dare tutto noi stessi. Cosa vuol dire essere presenti? Non permettere a nessun pensiero di distrarci. Perché ve l'ho detto, quando due amici vogliono veramente incontrarsi, si incontrano se ogni pensiero è uno per l'altro. Siete d'accordo? Allora noi cantiamo il Nama, il santo nome in questo modo? Se non lo facciamo, riproviamoci. Mezz'ora, un'ora, a fare cosa? A ripetere il suo dolce nome del mio caro amico, del mio amante, senza distrarmi da lui. Hare Krishna. Senza distrarmi. O pensate che serve andare di qua, di là, devo andare in India, là ci sono cele. Ma puoi andare dove vuoi, ma se si mantiene questo. Non c'è qualcheduno che può cambiare il nostro cuore se non la nostra decisione. Capite? Qui si Chaitanya non cambia lui il cuore di Sanatana. Invece noi crediamo che il grande guru, il grande santo cambierà il nostro cuore. Ma qui Chaitanya Mahaprabhu non cambia il cuore di Sanatana. Chiede a Sanatana di cambiarlo. Capite? Questo è l'amore. L'amore non è un intervento forzato. Quanto tempo sprechiamo dietro a un'idea? Questa è la religiosità. I nostri templi, le nostre chiese, le nostre moschee sono piene di religiosità e c'è pochissimo amore.
Qui Sri Chaitanya non chiede nulla a Sanatana tranne di essere presente con tutto il cuore. Quello è lo scambio d'amore. E noi pensiamo invece, devo imparare, devo sapere questo, devo fare quello. E tanti cosiddetti guru che vogliono, ci aiutano a diventare più professionisti, a fare cosa? E non ci spiegano che c'è già tutto. Ieri l'abbiamo letto, non c'è persona degradata che non possa ottenerlo. Oh, devo andare fra gli universitari, fra chi ha studiato, eh? Devo scegliere, ma Sanatana Goswami, poi dopo che una volta che ha capito il messaggio del Signore, non fa questo. Dira a dira. Dobbiamo cogliere questa realtà suprema dell'amore, non entrare in un principio didattico. Quindi, per ordine di mia madre, sono qui a Jagannath Puri e non posso andare a Mathura e Brindavana per insegnare alla gente come si vive in quei luoghi secondo i principi religiosi. Eta Sabha Karma Ami Ye Dehu Kari Ka Rimu Ta Chadite Cham Tumi Kemane Sahimu. Devo compiere tutto ciò servendomi del tuo corpo, ma ora tu vuoi lasciarlo. Capite? Eccoci qua. Io ho dei progetti, dice Chaitanya, ma tu non vuoi partecipare. C'hai troppi impegni. A volte anche chi dovrebbe aiutarci ci aumenta gli impegni. Yoga, dhyana e questo e quell'altro, e attività. Con la scusa che servono al mantenimento. Però bisogna anche rendere molto chiaro questa realtà, che è la realtà ultima, questa è la vetta. Gopi Bhartur Padakamayor Dasa Dasanu Das. Sono lo strumento, Signore, rendimi strumento del tuo amore. Devo compiere tutto ciò servendomi del tuo corpo, ma ora tu vuoi lasciarlo. Come posso tollerare una cosa simile? Tabe sanatana kae, tomake, namaskare, tomara, gambira, ridaya e biju pari. Allora Sanatana Goswami disse a Sri Chaitanya, e lui l'ha capito, capite? Sri Chaitanya non ha cambiato il cuore di Sanatana. Nell'amore non esiste questo. Lui è Chaitanya Mahaprabhu, ha cambiato il cuore di tanti che erano inconsapevoli, ma nello scambio d'amore non è così. Ti offro i miei rispettosi omaggi. Nessuno può comprendere le idee profonde che sviluppi nel tuo cuore. Rendimi strumento del tuo amore. Kastera, Putali, Iena, Kuake, Nachaya, Apane, Najane, Putali, Kibe, Nachegaya. Una marionetta di legno canta e danza secondo le direttive di un mago, ma non sa come stia danzando e cantando. Lui incomincia a sentire che l'amore di Chaitanya va al di là di tutte le sue concezioni e lo sta incantando, lo sta muovendo. L'amore di Chaitanya ha incominciato a muovere Sanatana, che si arrende completamente.
Non gli importa più delle piaghe, di questo, di quello, e puzzo, non puzzo, sono intelligente, non sono intelligente, no? Perché io non posso capire. Sei tu che capisci. Io avevo un'idea di me stesso, o buona o cattiva, ma non sei quello. Nessuno può comprendere le idee profonde che sviluppi nel tuo cuore. Una marionetta di legno canta e danza secondo le direttive di un mago, ma non sa come stia danzando e cantando. Yare, yacce, na ciao, sei tacce, care nartane, chiacce, nace, cheba, naciaia, se giane, nai giane. Mio caro signore, la persona che tu fai danzare danza secondo il tuo volere, ma non sa perché danzi e chi la stia facendo danzare. Nell'amore non ci può essere controllo. No? Perché se c'è controllo non è più amore. Sanatana Goswami sta realizzando quanto sia libero Sri Chaitanya. Lui non lo ama per qualche caratteristica, perché l'amore va al di là di tutto. Non è condizionato da nulla, né dal bene né dal male. È chiaro che noi in questo mondo preferiamo sempre una persona bene, è più facile, tutto bene. Invece pensiamo che tutto male, ma non è detto che l'amore sia superiore, perché l'amore non ha più queste considerazioni. Sanatana sta sperimentando l'eternità e la felicità. Capisce che questo è un ambito divino, che è il centro di tutto, sta entrando, alcuni la chiamano la danza rasa, nell'ila del Signore. Il lila del Signore è sempre perfetto, non dipende da, devi solo renderti idoneo a partecipare, vale dire devi essere puro da tutti gli aspetti estranei. In questo senso dice: non sa perché danzi e chi lo stia facendo danzare. Perché se c'è un aspetto di controllo, allora il mio amore che vale? E il tuo amore che vale? C'è una motivazione? Capite la moralità? Questa è la religiosità. Quanto è condizionante? Quanto è condizionante? Aridasa Kai Prabhu, Suna Aridasa, Parera, Dravya, Ino, Chaena, Karita e Vinasa. Allora Sri Chaitanya Mahaprabhu disse ad Aridasa: mio caro Aridasa, ascolta, questo signore vuole distruggere la proprietà di un altro. Chaitanya non cambia il cuore con un miracolo. Qui sembra proprio le parole di Krishna ad Arjuna. Parera stappia dravya kea na kaya vilaya sediaya inare ena nakare anyaya. Se qualcheduno pensa: oh, vieni da me, io adesso ti cambio il cuore, e questo non ha capito niente. Cioè, queste sono parole forti che fa Sanatana Goswami. La persona a cui è stata affidata la proprietà di un altro non può distribuirlo, usare i propri fini. Digli dunque di non commettere un'azione così illegale. Aridasa Kai, Mithya, Abhimana Kari, Tomar Gambira, Ridaya, Bugite Napari. Perché Aridas è arrivato, l'abbiamo visto dalle storie precedenti, a un abbandono molto più profondo.
Aridastakur rispose: noi siamo tanto orgogliosi delle nostre capacità. Ecco il guaio più grosso. Ve l'ho detto, a volte quello che noi chiamiamo attività peccaminose non le riconosciamo, perché in realtà possono essere attività che noi vediamo come attività pie, buone. Quelle incantano molto di più, perché noi le riteniamo positive, le riteniamo spirituali, religiose. Noi siamo tanto orgogliosi delle nostre capacità, in realtà però non siamo in grado di comprendere le tue intenzioni profonde. Quindi come ci può essere amore? Se io mi fermo alle mie, ve l'ho detto, allora due persone che si incontrano vogliono stare insieme. Se uno man si mantiene dentro di lui, come fa a incontrare l'altro? Questo è il significato. Tu sei strumento del mio amore e io sono strumento del tuo amore. Con caria tu mi cara condvare, tu mi na Janile Kea Janie Napare. Se tu non ce le riveli, non capiremo mai le tue intenzioni, né ciò che vuoi fare e attraverso chi. Et adrish tu minare cariace angikara, eta subaghya ian na aya kahara. Mio caro Signore, poiché tu, che sei una grande personalità, hai accettato Sanatana Goswami, egli è certamente molto fortunato, nessuno può essere fortunato quanto lui. Che cosa dice a Sanatana? Sanatana, il punto non è questo, il punto è che lui ti ha accettato. È detto che se una persona ti sta anche con parole dure istruendo, non è un grande problema. Il problema è se ti ignora. Abbiamo visto in tanti casi, se Caitanya Mahaprabhu con gli offensori. Semplicemente se ne va. Con Pallacciapala, vi ricordate, per 6 mesi è stato lì nel fuoco della sofferenza. Però dentro di lui ha metabolizzato tutto. E il Signore se ne è accorto. Non ha fatto delle penitenze, perché non servono niente se non cambia il cuore. Ma ha accettato di essere uno strumento nelle mani del Signore. Il Signore se n'è accorto subito. Quindi qui Aridastakur sta dicendo a Sanatana: lui ti ha accettato, sei tu che devi accettare questo scambio. Quindi sei il più fortunato. Tabe ma prabhukari donare all'ingana. Madhyana, Karite Uti, Karina Gamana. Così Sri Chaitanya Mahaprabhu abbracciò Aridastakura e Sanatana Goswami, poi si alzò per andare a compiere i suoi doveri di mezzogiorno. Pensate quanto è libera questa personalità. E non resta lì. Ah, perché nella realtà spirituale queste cose, cioè, è già tutto armonico. Invece qui noi siamo chiusi dentro a un ambito individualistico separato. Ci sentiamo separati. A Vrindavana non c'è niente di separato l'un dall'altro, perché tutti fluttuano nello stesso amore, no? Qui invece noi fluttiamo. Anche quando ci immergiamo a cantare il santo nome, continuiamo a fluttuare nei nostri pensieri. Non è questione di cantarlo più o meno bene, ma è allinearsi, diventare strumenti d'amore. C'è Bhaktivinoda Thakur che dice: Eka ki amar nai paya balo arinama sankirtana. Qui da solo. Nai paya bala, io non riesco a cantare il santo nome. Tu mi kripakori, tu mi
e che chiamare noi paiamo arinama sankirtan tumi kripa kori shraddha bindu diya deo krishna namadana. Aiutami a sviluppare anche bindu, una particella di shraddha, di fede. Come? Vedendo che lui ci desidera. Quello che dice Aridastakura Sanatana, ma non vedi che lui ti ha accettato, che ti vuole? Ma non te ne sei ancora accorta? E tu continui a fare i tuoi piani? Ma allora sei proprio pazzo. Sei proprio pazzo completamente. Cioè, capite? Capite? Una grande personalità come Sanatana non c'era arrivato. Non c'era arrivato. Lui pensava che quello che faceva era per il Signore. No, invece è egoismo, è pure egoismo, per ignoranza, perché lui pensava che non era conveniente che il Signore avesse un individuo come lui di fianco. Ma non aveva fatto la considerazione più importante, il desiderio del Signore. E qui Aridastakura glielo dice. E lui ti desidera, lui ti ha accettato, lui ti ha desidera averti come strumento del suo amore. Quindi non essere pazzo che continui con le tue storie. Bene, sentito i rintocchi, ci fermiamo qui. Come vi ho detto, lui ci dà l'idea. Il principio della verità e ci offre il Mahamantra. Mantra, Manastrai. No? Quando viene cantato puramente, cioè dedicandolo a lui, non fermandosi, ma io non sono capace, non sono capace, lui è lì e dobbiamo chiamarlo. Con tutto il cuore, quindi non farci distrarre, perché se noi mentre cantiamo andiamo da altre parti, è come fare, come sta facendo Sanatana, come faceva Sanatana, adesso Sanatana lo capirà, no? Quindi dobbiamo essere lì. Lui ci vuole, ci desidera, noi ci poniamo e quando sarà matura, la cosa e si manifesterà l'incontro. Quindi l'anima è coperta e il Signore permette questo cosiddetto, anche se piccolo, libero arbitrio. E non ce la toglie lui, perché altrimenti noi non capiremo mai che cos'è l'amore. Lui ci dà tutto, l'affetto, il sostegno. Perché noi decidiamo di fare questo passo. Il bambino, quando vede la madre, fiducioso perché lei gli dà il latte, lo cura tutti i giorni, dice: Dai, salta! E lui salta. Una persona razionale comincia a dire: Ma mi afferra? Forse sono troppo pesante, dopo casco a terra. Questo è il condizionamento. No? Il Signore ci chiede, salta, salta nelle mie braccia. Questa fiducia, questa forza ce la dà il canto del Santo Nome puro. Quando noi incominciamo a cantare sempre di più, no? È una invocazione d'amore, è come, dice però, è come un bambino, no? Voglio saltare, mamma, ma... C'ho ancora paura. E dice: Dai, dai, se vedi, sono qui, ti prendo, dai, dai. E finalmente salta, tac. Aridastakura l'ha già fatto. Sanatana Goswami, adesso con il loro aiuto, anche lui lo farà. E potrà portare a compimento tutti i piani del Signore, non i suoi, quelli che il Signore ha nel suo cuore. E questo è lo scambio d'amore. Dai, grazie infinite per la vostra preziosa associazione. A domani per continuare questo nettare sublime nella storia di Sanatana Goswami.
Rade, rade, buona giornata.